6 settembre 2013, Consiglio Comunale di Botticello, l'ottavo punto dell'ordine del giorno è prevista l'approvazione del registro del testamento biologico. Giovanna Crasta, sindaco. L'importanza di questo saluto del Consiglio Comunale è importante perché abbiamo lavorato da circa 3 anni sulla produzione della cura del regolamento, ma siccome siamo nella fase, siamo arrivati alla fase di poter approvare questo regolamento, ieri sera è stata convocata in una convocazione del Consiglio Comunale, non nell'assenza di da parte del consigliere di maggioranza e di minoranza. Il consigliere di minoranza, modo di condurre le sedute del Consiglio Comunale, tanto che abbiamo avuto un parco ma non partecipato. Proprio della maggioranza si è arrogato anche il diritto di dire e di scrivere delle cose che secondo me non stanno nel cielo del terra, perché noi come amministrazione abbiamo dato la possibilità a tutti i consiglieri, a tutti gli assessori che sono stati e hanno lavorato come giunta, di poter lavorare in piena autonomia, di poter portare qualsiasi proposta in seno al Consiglio Comunale e in seno a tutta la comunità amministrativa. Tutto questo per tante volte, da parte, non dico per, non voglio usare il termine di incapacità, ma di tutte queste proposte che noi aspettavamo da alcuni assessori e da alcuni consiglieri che facevano parte di questa maggioranza, purtroppo non sono venuti. Siamo a 7 mesi dalla conclusione di questo mandato. Io con amarezza voglio dire questo, mi sono ritrovato, oggi c'è un riscontro ufficiale da parte anche della Procura della Repubblica, che le denunce non solo sono state portate avanti, le denunce insieme alla Procura della Repubblica sono state portate avanti da chi ha mal amministrato questo paese e da qualcuno del gruppo di minoranza che oggi una volta faceva parte della maggioranza, adesso si trova nella maggioranza e che volutamente fanno la processione, no? Da dire la processione davanti alla procura a denunciare qualsiasi atto che nella piena trasparenza, nella piena legalità viene fatto da questa amministrazione. Oggi siamo arrivati alla quasi conclusione di questa amministrazione. Credo che questa amministrazione, con tutti i problemi, voglio dire, sin dall'inizio ha avuto e quindi ha portato avanti la sua opera, cercando di concludere il mandato che è stato affidato dagli elettori. Purtroppo in questi anni abbiamo, purtroppo io voglio dire, ho ricevuto attacchi da tutti i vari gruppi. Oggi il riscontro di gran parte delle denunce viene da chi faceva parte di questa maggioranza, di chi ha sostenuto questa maggioranza, di chi forse per ambizione di carica, ambizione di incarico, voleva praticamente scavalcare qualcun altro, quindi insieme a chi è abitudinario a fare la denuncia si è associato e quindi ha voluto fare anche la sua parte. Questa amministrazione, questo sindaco e con i consiglieri che fanno parte di questa amministrazione sicuramente non ha fatto nessun falso in bilancio, non ha fatto nessun atto illegale o perlomeno che possa aver dato in questi anni, in questi ultimi tempi, adito a sospetti o guardate. Questa amministrazione ha lavorato nella piena trasparenza, voglio dire, di chi ha voluto lavorare, di chi ha voluto lavorare, perché molti non hanno voluto lavorare, quindi i risultati non si possono vedere di coloro che non hanno potuto dare un contributo come era previsto e come era stato proposto ai cittadini che hanno sostenuto e votato
gran parte dei consiglieri. Quindi prendo atto di questa, di questo momento difficile per l'amministrazione, ma insieme a chi crede, quindi chi vuole e che sicuramente parteciperà ancora fino a questo, alla fine di questo mandato, noi porteremo avanti le nostre proposte, porteremo avanti i nostri lavori che stiamo facendo, completando, per cui saranno poi i cittadini che giudicheranno quando è il momento di dare o meno un contributo di sostegno a questa maggioranza o a qualcun altro che si presenterà ad amministrare questo paese. Certo, io non mi fermerò qui, porterò avanti la mia battaglia, denunciando ufficialmente e pubblicamente tutto quello che è successo in questi anni, tutto quello che è avvenuto con un inseguito delle denunce, tutto quello che mi ha portato questa amministrazione ad accumulare dei debiti, quindi le spese illegali che devono essere ancora pagate dalle future generazioni che amministreranno questa comunità. Insieme a tutti i consiglieri io esprimo la mia amarezza, da parte mia c'è una grande amarezza per quanto riguarda poi quello che è successo e quello che sicuramente da qui a parte alla fine di questo mandato ci dovremmo aspettare, perché è noto a tutti, per lo meno mi è stato detto così, che si confronta male la processione davanti alla procura, e oggi che anche la nuova procura istituzionale della prefettura è cambiata, oggi queste persone vanno a continuamente denunciare atti e disfatti di questa amministrazione. Grazie del piccolo inciso che sarà la stampa, ne vuole dare pubblicamente ampia spazio a queste cose, mi fa immensamente piacere. Rispetto a quanto viene riportato sulle lettere, non, sugli spazi che vengono dati al giornale, quindi sulle mezze pagine, tre pagine, vengono date sulle notizie che secondo loro sono cattive notizie, rispetto a quello che di quello che fa questa amministrazione di fondo, viene riportato a volte piccolo spazio, quindi questo quello che va. La stampa ne tenga presente. Passiamo alla discussione di questo Consiglio Comunale con il primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Diamo per lette i verbali della sedute precedente con tutti i pareri favorevoli dei vari uffici. Quindi approviamo, diamo per lette praticamente la deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 30 aprile 2013, avendo oggetto approvazione dei conti esercizio 2012, e la deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 30 aprile 2013, avendo oggetto atto di indirizzo per il rimborso di spese legali. Chi è d'accordo? Alza la mano. Secondo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del regolamento comunale di polizia mortuaria. Anche questo regolamento, visti quei pareri di approvazione dei vari uffici, documentato l'ufficio tecnico, rimanda, richiama praticamente la normativa vigente per quanto riguarda il regolamento di polizia mortuaria che era stata affidata sia negli anni precedenti era quattro assessori, quindi era un consigliere che aveva lavorato su questo regolamento. Oggi, per l'assenza di motivata dell'assessore Antonio Scomi, che non è presente in quest'aula perché non può arrivare, perché si trova a Cosenza, allora diciamo che il consigliere Antonetti tutto il regolamento della polizia mortuaria, quindi tutte le situazioni generali, quindi quello che deve essere fatto per durante
le sepolture delle estimazioni, le concessioni cimiteriali, le tariffe, eccetera. Quindi io leggo la proposta dell'ufficio tecnico, che è quella di atteso che questa ente per la necessità delle tasse di appunto regolamento per la disciplina della specifica materia riguardante la polizia mortuaria, vista la posta di regolamento che trattasi predisposto dal settore tecnico, considerato che tale regolamento in linea con gli obiettivi dell'amministrazione è utile per soddisfare la necessità della comunità amministrata, visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, propone al Consiglio di approvare il regolamento di polizia mortuaria che comporta 78 articoli allegato alla presenza e di farne parte in grado sostanziale. Di dare atto che vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento, di trasmettere il regolamento all'altra di appartenenza per il terreno di competenza, di dichiarare il presente atto urgente e immediatamente iscrivere a norma dell'articolo 134, 4 comma della direttiva del Governo. È aperta la discussione, ci sono discussioni. Per un po' di carte ieri c'era una competizione, volevo capire se lo stato insegnando, cioè nel senso di garantire il diritto ai cittadini non di religioni cattoliche di poter essere accompagnati senza le effigi delle religioni cattoliche, comunque se lo desiderano, con le effigi della propria religione, a condizione che siano costituzionalmente riconosciute. C'è una cancellatura, quindi vorrei che il testo fosse inteso integralmente, cioè garantendo questo sacrosanto diritto a chi non è di religione cattolica. Certi atti amministrativi su cui spesso gli amministratori ci sono
che rispondono alle istanze della comunità, a quegli uffici per varie ragioni che diciamo ci rallentano un po' il volere anche amministrativo. La deliberazione della giunta del 27-12-11 2012 del numero 132, per cui si per ovvie ragioni in quella delibera approvata diciamo dalla giunta dell'epoca si dava motivazione per compreso il fatto anche di rivalutare l'area che noi abbiamo ripristinato in diciamo dal punto di vista urbanistico. 27-11-2012. Quindi anche comprendo oggi dico per trovare che noi dobbiamo che non dobbiamo regolamenti. Comunque, ma questo è un discorso che adesso mi sembrava. C'è solo una cosa, Presidente, che con la collega Fide abbiamo visto prima e mi sembrava l'ufficio conta sua. Nella giunta si diceva di individuare l'area interessata, che è l'area della piazza e l'area del cosiddetto Ecoser. Allora, suggeriamo, almeno proponiamo, questa è l'idea di base, di individuare l'area sostanzialmente, anche se nella delibera legata si individua anche alcune cartine qual è l'area. E poi lo stesso ufficio si riserva di approvare con una sua, spero, un suo atto definitivo la locazione, diciamo, dei posti, così per i posti, eccetera. Mi sembra una cosa. Allora, per cui si chiede di individuare l'area che è quella contenuta nella giunta. Tra l'altro si richiama esattamente la giunta, il contenuto della giunta, che era l'area interessata, come dicevo, e di annullare, modificare questo discorso di riservarsi di approvare. A un certo punto la delibera dice è lui che propone al Consiglio di esprimere il parere di approvazione al contenuto e di riservarsi di approvare definitivamente la limitazione ridondante della delimitazione. Non si capisce se è un atto del Consiglio o un atto esatto. Quindi che sia più chiaro il contenuto della delibera, così come siccome la delibera è giunta. Siccome la giunta aveva già individuato l'area che va dalla piazza, il Consiglio ratifica quello che ha deciso la giunta, poi ma veramente un piccolo poi una sola correzione, esatto, per cui si può approvare con questa modifica di proposta. Penso che il tecnico volesse dire che il Consiglio approva l'area dove dovrà essere ubicato il mercato, poi come lui provvederà a determinare i posti da assegnare. Questo è chiaro, se no la Presidente della legge allora se in questo senso la delimitazione delle superfici ci forza dipendita no, però c'è un'altra discrezione, dottore. La giunta ha indicato un'area che è quello che dice determina di gestione dell'ufficio,
quello che l'assessore Procopio sostiene, che c'è una incongruenza tra quanto ha approvato la Giunta come delimitazione generale di aree e quanto noi oggi stiamo andando ad approvare. Cerchiamo di capire, no? Però poi sono due atti contingenti. Vabbè, anche se diciamo quell'atto là, però l'altro diciamo questo consiglio che per cui la proposta è quella di approvare i contenuti della della delibera. Si tratta di chiamare e poi specificare secondo me meglio quella frase. Non c'entriamo niente più noi perché si deve. Si può dire genericamente di dare mandato all'ufficio tecnico per tutti gli adempimenti successivi con il consigliato. Si può solo promettere. Però io dico come area, questa qua che è stata però quella che individuata, va bene, questa l'area. Io sostengo che la Giunta non ha dato un'altra indicazione, la situazione è quella di Piazza Tartini con le aree del Pinto, via Carovia, via di Lucese, fino al Costo, fino al Santuario, giusto? E dall'altra parte fino al Cavalcata sovrappasso sulla parte. Per valorizzare la parte, insomma. In modo da estendere più per le. Qua invece non è così. Invece questa è l'area, tutta via Carovia fino al sottopasso. E via Giulio Cesare e la traversa via 24 maggio come sappiamo ci sarà anche il consiglio decide di abitare così come è previsto non mi fermo via tutto via piazza per te piazza per te tratto di via Ferrovia fino al sovrappasso pedonale. Ah sì. Forse il tecnico la mano. Ah, ho capito, allora. Per farmi un piacere. O forse il vigile che sai con la ferrovia. Dottore, se c'è un altro alla sottopasso di ferrovia, al sottopasso reale. La parentesi zona ex scaricatorio. Via Giulio Cesare. Degli stendisti accordata dalla Giunta in cui
si diceva anziché pagare il bollettino mensile o trimestrale, adesso non ricordo esattamente qual era, si faceva volta per volta. Allora lì non c'è questo discorso, è il caso di inserirlo come un elemento. Ma questa è una modalità che forse volevate fare, ma qua volta per volta. Sanare questo che attualmente c'è. Perché se no non lo diciamo. Quindi vogliamo dire. La mia proposta è di sentire quello che gli operatori hanno proposto, cioè hanno richiesto, cioè di pagare volta per volta. Tra l'altro questo ci serviva anche come discorso per l'economia. Se la proposta degli operatori economici va a prezzo di questa direzione, perché mi penso che un periodo di crisi profonda si possa andare in nome degli operatori economici. Tra l'altro era una richiesta da sempre, solo che per modalità di gestione dell'ufficio, l'ufficio aveva stabilito questo discorso della caratterizzazione. Però siccome non c'è traccia di questo sulla delibera, forse è un punto importante. Prevede con questa approvazione l'istituzione del registro del testamento biologico del comune di Come molti sanno che noi nel mese di maggio abbiamo fatto un consiglio comunale aperto, un consiglio comunale aperto alla presenza dei illustri partecipanti dalla sua eccellenza di prefetto, ai vari consiglieri, assessori di questo comune, alla presenza della grande figura della signora Guerra, di Rimina Guerra, che è stata ospite di questo comune, quindi di questa sala, dove lei ha illustrato praticamente la sua esperienza di vita, curando e sostenendo tutte le battaglie portate avanti dal proprio marito, da lei stessa, perché venga riconosciuto quell'atto importante per quanto riguarda il destino che ognuno di noi deve avere, quindi deve per forza portarsi avanti finché possa vivere nella piena conoscenza, nella piena, diciamo, nella piena esperienza della vita vissuta. Con questo atto abbiamo il piacere e l'orgoglio di essere, siamo orgogliosi, come me io sono orgoglioso di aver innanzitutto firmato uno degli atti più importanti, è un privilegio di essere stato nominato dal primo sindaco che viene dato in questa comunità, il professor Candido, che ha firmato praticamente i vari punti della proposta di legge. Visto che questo è un punto molto importante che il nostro assessore Salvatore Prodoppio ha voluto portare avanti fino a questa sera, che sicuramente provvederà in futuro affinché questo testamento, questa proposta di legge di consiglio che andiamo ad approvare venga in più portata a conoscenza dei cittadini, do la parola per la fine di questa. Sì. No, solo per dire che un procedimento anche amministrativo che abbiamo cominciato, come diceva il sindaco, il 4 di maggio, con la presenza anche del prefetto Refucci e di altre personalità. Abbiamo iniziato questo percorso che tocca una materia particolarmente delicata, che è quella dell'etica e della coscienza. E quindi volevo ai consiglieri presenti, in particolare a Katia, che ha espresso in seduta separata qualche sua legittima e credo anche apprezzabilissima contrarietà, se non altro per motivi che poi spero lei ci spiegherà. Ma volevo solo richiamare l'attenzione anche una volta ancora il procedimento,
che noi abbiamo utilizzato. Il tutto è nato dall'assorbimento di una mera e semplice funzione istituzionale, quella del consigliere comunale. Il professore Candido, che è qui presente, è uno dei motivi per cui è interessato, diciamo, a riprendere questo consiglio comunale, forse non certo per le questioni di la disciplina che interessano questo comune, ma per una questione che ci proietta, se non altro, per un attimo anche in una istituzione che può essere parimenti all'altra, degna di considerazioni anche di materie così delicate che, come è stato spiegato anche in un altissimo intervento del dottore Visconi, in qualità soprattutto di medico, che ci ha raccontato dei pezzi di vita vissuta reale che probabilmente hanno anche toccato dal punto di vista umano, sia i presenti ma quelli che hanno ascoltato le registrazioni via video, il suo intervento è uno, come si dice adesso, dottore Visconi, forse lei non lo sa, è uno di quelli più tacciati e toccati. Poi il dottore e il professor Candido. Pertanto chiedo semplicemente ai consiglieri, in particolare a Katia, che mi auguro possa dire la sua, in cui di fatto, come è stato spiegato brillantemente dalla professoressa di diritto, l'istituzione di questo registro non è che va a legiferare il Parlamento, a sostituire il Parlamento italiano, però la visione, la scrittura che avviene in una comunità particolarmente in cui deve essere espressa la volontà di consegnare sotto il testamento biologico, ci deve essere un corretto utilizzo dell'apposita memoristica, insomma viene fatto da chi aderisce e dichiara le sue volontà in una condizione di perfetta diciamo libertà dell'individuo. Di fatto non rappresenta nulla, perché come i medici presenti in sala sanno meglio di me, l'espianto, gli impegni di ordine, eccetera, già regolamentato. Si tratta solamente di rappresentare la volontà dell'individuo in una condizione di capacità di intendere e di volere. Questo consentirebbe, nei casi dove ciascuno di noi ovviamente lo scongiuro è permanente a tutti noi, si dovesse evitare una situazione di questo tipo, faciliterebbe, diciamo, quelli che restano, nel senso che una dichiarazione di volontà espressa a un terzo garante, che è il comune in questo caso, in un registro apposito con la compilazione di più moduli, servirebbe a questa famiglia, a tutti coloro che vogliono mantenere in piedi la volontà dell'individuo colto da questa triste sventura, di facilitare questa vacanza normativa precedente. Pertanto chiedo ai presenti e anche ad Agostino se vuole richiamare qualche passaggio fondamentale per... Come? No, solo per dire che è importante che anche noi ci possiamo dotare di questo strumento che di fatto, come il parere contabile è stato anche espresso positivamente, non impegna risorse finanziarie, ma impegna forse la risorsa diciamo più importante, che è quella dell'identità della coscienza. Come istituzione laica credo che questo sia un nostro dovere poter mettere a disposizione anche dei nostri cittadini residenti questa istituzione. Concludo dicendo che anche la Chiesa, nella persona di Don Alfonso Leonardo, certamente non è più autorevole di rappresentarci, non è il Papa, ma in quella sede, in quell'occasione, si è espressa anche lui facendo delle ricerche. Per esempio, ci sono molti studiosi della Chiesa cattolica, cristiana, cattolica, che sono, diciamo, propendono per questa scelta, anche se dichiaratamente non possono, evidentemente per ragioni ovvie, non esprimersi in maniera così ufficiale. Pertanto chiedo anche a te, insieme agli altri, di approvare questo esempio di civiltà. Tu nell'attimo all'inizio del tuo intervento dicevi non ci vogliamo sostituire legislatori nazionali, non ha cioè quasi come se fosse un'approvazione di uno strumento che si usa, non si usa, non ho capito. Allora, nel momento in cui viene istituito questo registro, io esprimo la volontà rispetto alla modulistica, tutta la documentazione, la certificazione, Che cosa succede? Nel momento,
come semplicemente va avanti, che se, allora, domani mattina parte il registro, io mi iscrivo, spero di essere il primo a iscrivermi, che Agostino aveva dichiarato la sua volontà di iscriversi, coloro i quali si iscriveranno. Succede che se domani, dopo domani mattina, mi succede un incidente per il quale vado in una condizione di non intendere come volere, e la mia volontà è stata espressa a un soggetto terzo, che è l'ente pubblico a cui io sono residente. I miei familiari, chiaramente devo dare notizia di questa mia volontà, anche chi poi dovrà seguire l'iter, cioè, potranno utilizzare questa volontà espressa, chiaramente, che non diventa una costituzione reale in automatico, cioè non si tratta che in automatico l'eutanasia perché io l'ho scritto nel registro di Cotricelli, ma verrà utilizzata nelle sedi opportune, nelle modalità, come un elemento terzo, cioè non è il papà o la mamma o la fidanzata o la moglie del soggetto interessato a questa sventura a dover manifestare una volontà che lui aveva espresso in confidenza o in segreto, ma l'aveva dichiarata in un apposito registro, cioè è una sponda giudiziaria che può essere utilizzata, una valenza giudiziaria se si fa. Quindi è una forma in qualche modo di andare a coprire questa vacanza. Non c'è dubbio, c'è la vacanza. La vacanza c'è.